Siamo con Massimiliano Celeste del portale di Pallanza, uno dei ristoranti protagonisti di Ristoranti Sotto le Stelle, che ci propone questa sera che piatto? Un cannellone di pesce persico e mandorle e zucchine con una crema di zucchine e fiori di zucchine. L'idea di questo piatto è nato? Allora, noi siamo qua a Pallanza, quindi siamo sul lago, interpretiamo le nostre ricette con il pesce del nostro lago. L'idea è l'abbinamento della mandorla, della zucchina col pesce persico, ci piaceva molto e quindi abbiamo presentato questo piatto. Siamo con Gianpietro Bona, ristorante Le Colonne, che oggi al ristorante Sotto le Stelle propone dei gnocchetti un po' particolari. Com'è questo piatto? Sì, allora abbiamo recuperato degli spinaci selvatici e li abbiamo conditi con della farina, delle uova, abbiamo fatto un impasto leggero e li abbiamo cotti nell'acqua e vengono poi serviti con una crema di gallinacci, un ragù di gallinacci e zucchine e una crema di gallinacci. È un piatto che proponete spesso nel vostro ristorante, è una novità? Sì, a volte quando ci sono gli spinaci. Quindi è un piatto ispirato a tradizione? Sì. Siamo con Andrea Iani della Trattoria Vigezzina, che per Ristoranti Sotto le Stelle propone un roast beef particolare. Sì, proponiamo un petto d'anatra mular, che è un petto d'anatra femmina sopra i 600 grammi. Lo scaloppiamo a roast beef e lo serviamo con una guarnizione di riso venere, con una piccola dadolata d'ananas, di pesche noci, condito con agrumi di Sicilia e con una gelatina di ribes. L'ispirazione per questo piatto da cosa venuto? Ma questo è un piatto di cucina classica francese, molto semplice, che trovo che sia un buon piatto, fresco e con dei buoni abbinamenti. Che proponete anche nel vostro ristorante normalmente? Noi l'anatra la usiamo spesso, però laccata con i fichi. È un piatto comunque che è molto vicino alla nostra cucina. Siamo con Marinella Vittoni del ristorante La Zucca di Arva, che ci propone un piatto particolare questa sera, a base di zucca, guarda sì, caso. Sì. Che cosa si tratta? È un croccantino di riso alla zucca, la zucca da noi c'è tutto l'anno, in diversi piatti, ma questa sera proponiamo il croccantino con una coscetta di quaglia arrosto, un piccolo frutto di bosco e una salsina al formaggio d'alpeggio. Quindi è un piatto tipico del vostro ristorante? Sì, sì, è un piatto tipico. Siamo in mezzo a montagna, quindi sono carni prevalentemente. Quindi ispirato alla tradizione? Sì, sì, sì. Normalmente. Stefano Crevola, chef del ristorante Serena di Baveno Feriolo, che per Ristoranti Sotto le Stelle propone quale piatto? Sono dei ravioli d'anatra al profumo d'arancia. Come è venuta questa idea? È un piatto che servite abitualmente? Sì, sì, è, diciamo che è il piatto forte del nostro ristorante. Ed è la scelta dell'anatra come ripieno è perché è una carne particolarmente... Sì, così, ci è venuta così. Nis Croce, chef del ristorante Marconi di Crodo, e che questa sera propone della piccola pasticceria salata. Che cosa si assaggerà al ristorante Sotto le Stelle? Ma sono tre assaggini che di solito noi proponiamo come stuzzichino nel nostro ristorante. Sono composti da una piccola ricotta cotta, quindi una ricotta ad alpeggio che viene cotta in forno, servita con della trota leggermente marinata alla soia. E poi abbiamo una piccola pallina di baccalà e polenta fritta con una salsa all'acciuga, e come ultimo assaggino abbiamo un bignè riempito di Bettermat, di fonduta di Bettermat, che è il nostro formaggio della Valformazza. Quindi piatti ispirati ai prodotti tipici? Prodotti del territorio, sì, con una piccola deviazione sul baccalà.